Tanta guagna per tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo video di GTA 5. Vi mostrerò le novità del Valentine's Day Massacre, secondo DLC disponibile gratuitamente in occasione del giorno di San Valentino. Il DLC, chiamato in italiano Strage di San Valentino, è valido sia per il single player che per la modalità online, quindi potete usufruire di tutti i contenuti che offre, non solo impersonando Michael, Franklin e Trevor, ma anche con il vostro personaggio nell'online. Per ottenere il DLC non dovete fare altro che accettare gli aggiornamenti che vi chiederà il gioco stesso non appena lo avvierete. Inoltre vi consiglio di fare quanto prima il download del DLC, poiché dopo questo weekend alcuni contenuti legati ad esso saranno rimossi e non potrete più ottenerli. Rockstar vuole ricordare la strage di San Valentino, nome col quale si ricorda il massacro compiuto a Chicago il 14 febbraio 1929 in cui gli uomini di Al Capone uccisero i componenti della banda di Bugs Morgan, un irlandese con cui si contendeva il controllo della città. Bene, dopo aver letto queste informazioni da internet possiamo passare ai contenuti che introduce il DLC. In primo luogo viene introdotta una nuova auto, stiamo parlando dell'Albany Roosevelt, una limousine a 5 porte davvero resistente che vi permetterà di girare per le strade della città con i vostri amici a fare baldoria. Nell'online il prezzo dell'auto è ben $750.000, un prezzo piuttosto alto a mio parere, mentre nella modalità storia l'auto è già in vostro possesso. Per guidarla non dovrete fare altro che recarvi in un qualsiasi garage e selezionare tra i veicoli speciali. La nuova arma aggiunta tramite questo DLC è il Gansenberg, nome che deriva da colui che fu artefice della strage di San Valentino. Il Gansenberg è una mitragliatrice con un'impugnatura in legno e una canna d'acciaio. Nell'online potete acquistarlo da Ammunition al prezzo di $15.000, mentre nel single player l'arma è già disponibile nel vostro inventario con ben due caricatori. Sembra essere un'arma piuttosto potente per cui potrebbe tornare utile in più di un'occasione. Delle aggiunte le troviamo anche nell'ambito dell'abbigliamento, infatti nei diversi negozi sparsi nel gioco possiamo trovare nuovi vestiti in tema di San Valentino. Tra essi ci sono molte magliette, cappelli e scarpe, ma il vero tocco di classe è la presenza di nuovi completi da veri gangster che richiamano fortemente l'abbigliamento dei gangster degli anni 20. Oltre ad auto, armi e vestiti sono stati aggiunti altri piccoli contenuti come 10 nuove missioni tra cui deathmatch, gare e salti col paracadute. Personalmente apprezzo molto il supporto che Rockstar sta dando a GTA 5. Si tratta sì pur sempre di piccoli contenuti, ma ricordiamo che sono gratuiti e aggiungono qualche gradita novità. Ragazzi, il video si conclude qui. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace e un commento per farmi sapere cosa vorreste che Rockstar rilasciasse nei prossimi DLC. Vi invito inoltre a visitare il mio canale e ad iscrivervi, trovate ovviamente il link in descrizione. Lì troverete molti video di GTA 5, Assassin's Creed 4, Black Flag, Call of Duty Ghosts, Battlefield 4 e il DLC di The Last of Us, ovvero Left Behind. Bros, io vi saluto e alla prossima. Ciao!